Ciao ingegneri e benvenuti in questo nuovo video. Tutti quanti abbiamo uno smartphone con una buona fotocamera, giusto? So benissimo che la maggior parte di voi già la utilizza per cose molto importanti, come ad esempio fotografare il piatto al ristorante o magari farsi dei bellissimi selfie con le orecchie da coniglietto. Ma oggi vogliamo darvi un consiglio in più per come utilizzare la fotocamera del vostro cellulare, ovviamente applicata al mondo della stampa 3D. Infatti vi consiglierò alcune applicazioni da utilizzare per scansionare oggetti in 3D. Siete pronti? Partiamo! La prima domanda da farsi è: che cos'è una scansione 3D? Beh, in pratica è la rappresentazione digitale di un oggetto, o magari anche di una persona, che vogliamo appunto scansionare in tre dimensioni. Durante il processo di scansione state effettivamente catturando la forma di un oggetto, oppure appunto un oggetto, un viso, un corpo di una persona, utilizzando una scansione con il vostro tablet o col telefono cellulare. In questo caso parliamo chiaramente di un processo più amatoriale, mentre ci sono dispositivi appositi proprio per scansionare in 3D gli oggetti dedicati a processi più professionali. Questi dispositivi hanno dei sensori che raccolgono i dati relativi alla forma, alla profondità e al colore dell'oggetto che si sta scansionando e formano appunto il file 3D finale. Dopo che la scansione è stata convertita in un file, è possibile appunto modificare il risultato con un'applicazione di modellazione 3D. Questo vi dà quindi la possibilità di modificare e utilizzare la vostra scansione proprio come degli avatar nei giochi di virtual reality, o anche di stamparla in 3D. È così che l'oggetto passa dalla forma fisica a quella digitale. Passiamo al punto fondamentale, ovvero come fare una scansione 3D. Allora, innanzitutto bisogna scaricare una delle tante applicazioni di scansione che esistono già sul mercato. Più o meno, a seconda dell'applicazione scelta, la procedura di scansione funziona in questo modo. In primo luogo si posiziona l'oggetto o la persona che si vuole scansionare in un punto in cui ci sia spazio attorno, perché bisogna appunto poi raccogliere i dati, quindi scansionare, girando tutto attorno all'oggetto. Poi si avvia la procedura di scansione come indicato dall'applicazione stessa e i sensori della fotocamera del cellulare raccolgono tutti i dati necessari. Una volta che la scansione 3D è completata e i dati sono raccolti, l'applicazione li trasforma quindi nel vostro modello digitale. In questo video volevo proprio parlarvi di come eseguire una scansione 3D con il vostro smartphone. Anche se le applicazioni di scansione 3D sono già abbastanza facili da usare e ti forniscono immediatamente una guida su come procedere al passo successivo, è importante seguire alcune linee guida di base utili per una scansione 3D di successo con uno smartphone. Vi offro quindi alcuni suggerimenti di base su cosa fare e cose da evitare quando fate una scansione 3D di un oggetto o di una persona. Innanzitutto assicuratevi di usare la luce giusta quando scansionate un oggetto, sia all'interno sia che sia all'esterno. Si raccomanda infatti di utilizzare una luce brillante che si diffonda equamente intorno all'oggetto, soprattutto quando si esegue la scansione 3D durante la notte. Per gli oggetti di geometria complessa e gli oggetti che sono incavati o magari hanno dei bordi, fate attenzione anche alla luce per non creare ombre, perché non saranno letti correttamente dal software di scansione. Inoltre, cercate di mantenere una distanza uguale quando fate la scansione intorno all'oggetto, in modo da ottenere un risultato perfettamente uniforme. Quando scansionate un oggetto in 3D, fate molta attenzione a differenziarlo dal suo sfondo, in modo che i sensori di profondità della scansione catturino perfettamente il volume dell'oggetto. Per questo motivo, poiché gli oggetti trasparenti non possono essere differenziati dal loro sfondo, non possono nemmeno essere rappresentati correttamente in una scansione 3D. Ok, quindi fatte queste premesse, vi parlo delle applicazioni consigliate che abbiamo selezionato per voi. Tutte queste sono basate sul metodo fotogrammetrico. La fotogrammetria è una tecnologia di scansione 3D che crea modelli 3D da foto 2D. Quante vi ho detto in questo video? Tantissime, ma andiamo avanti. Funziona scattando foto sovrapposte dell'oggetto da scansionare, appunto in 3D, da diverse angolazioni. Poi il software genera il modello 3D combinando tutte queste immagini insieme. Dato che le fotocamere ad alta definizione sono ormai installate sulla maggior parte degli smartphone, stanno proprio nascendo sempre più software di scansione 3D che utilizzano questa tecnologia. Partiamo con la prima, il cui nome è prettamente impronunciabile. In teoria si direbbe Trnio, in realtà è TRNIO, almeno così mi viene da pronunciarlo in italiano. In ogni caso, si tratta di una delle migliori applicazioni di scansione 3D per telefoni cellulari che si trovano sul mercato. Questa applicazione è disponibile al momento solo per iPhone, al momento del video, poi magari in futuro, non lo sappiamo, e offre due modalità di scansione, la modalità oggetto e la modalità scena. Nella modalità oggetto
l'utente cammina appunto attorno all'oggetto scattando delle foto e l'app cattura appunto le varie foto dell'oggetto quando l'utente cammina in modo circolare. La modalità scena invece viene utilizzata per la scansione in forma libera, il che significa che è possibile utilizzarla per scannerizzare scene all'aperto o oggetti di grandi dimensioni. Una parte molto interessante di questa app è che può essere usata anche come un social network. Infatti è possibile crearsi un proprio profilo, creare una collezione delle vostre scansioni 3D e gli altri utenti possono seguire il vostro account così come voi potete seguire il loro. Così come voi potete anche seguire il nostro canale di PolyD iscrivendovi appunto qua sotto cliccando su iscriviti. La seconda applicazione si chiama invece Scan3D. Se siete alla ricerca di un'applicazione di scansione per smartphone Android, questa potrebbe fare proprio il caso vostro. Il successo di questo software è il design della sua interfaccia. Infatti, anche se siete dei principianti, è molto facile da usare, poiché si ottiene una ricostruzione istantanea del vostro modello 3D. Funziona prendendo circa da 20 a 30 foto sovrapposte intorno all'oggetto che si sta scansionando. E poi il software esegue il rendering automaticamente sul vostro dispositivo. Il risultato della scansione 3D è pronto in un paio di minuti a seconda delle foto che avete preso. La terza applicazione di cui vogliamo parlarvi si chiama Clone. È un'applicazione mobile di scansione 3D sviluppata con caratteristiche di scansione 3D in tempo reale perché genera risultati localmente, non in cloud come fanno le altre applicazioni. Per utilizzare Clone è necessario stampare prima una mappa in bianco e nero, una sorta di grosso QR code che va molto di moda ultimamente, e bisogna poi posizionare l'oggetto che desiderate scannerizzare sopra questa mappa. Si possono stampare diverse mappe a seconda della dimensione dell'oggetto. La caratteristica chiave di Clone è la sua capacità di fusione. L'app di scansione, infatti, è in grado di unire due diverse pose dello stesso oggetto scansionato in 3D per un miglior risultato complessivo. Potete anche condividere le vostre scansioni con gli amici su piattaforme social come Facebook, WhatsApp e altre applicazioni. Clone è completamente gratuito, ma le esportazioni delle scansioni 3D generate, che sono disponibili nei formati comuni come STL, PLI o X3D, costano 0,99 dollari ciascuna. Dai, spendeteli sti soldi, dai! E anche per oggi siamo arrivati alla fine del video. Vi ringraziamo per averlo visto tutto, se siete arrivati fino a qui, e come sempre vi ricordiamo di seguirci sul nostro canale, quindi di cliccare su iscriviti, di cliccare la campanellina per rimanere sempre aggiornati su tutti i nostri nuovi video e di metterci un mi piace se questo tipo di video vi è piaciuto e vi è stato utile. Come sempre ci vediamo alla prossima e buona stampa 3D!